dal lavoro, dovevo andare da IKEA, ma alla fine non ci sono andata e quindi sono andata un po' in giro per centri commerciali e sono tornata a casa, a parte con il libro di Nicole che ho comprato. Sono andata da Chiabi e ho trovato questi maglioncini carinissimi, uno rosa e uno azzurrino un po' più tenue e morbidissimi da mettere, ecco, adesso la sera che fa molto più freschetto e l'ho pagato, come vedete, 12 euro l'uno, questo 12 e questo 12. E poi ho comprato, visto che io d'inverno li uso molto perché devo avere le dita libere, ho comprato due guanti senza dita. Io li adoro perché devo avere le dita libere, però le mani calde. Quindi ne ho comprato un paio grigi e un paio neri e ne ho già altri due di neri, uno di lana d'angora e uno di questo stesso tessuto. E devo dire che sono soddisfatta, piccolo shopping ma soddisfacente. Ma non vi faccio vedere quello che c'è dentro. Qui dentro c'è una parte del prossimo giveaway. Vi avevo già anticipato parecchi mesi fa che sarebbe stato un giveaway tutto Kiko. E quindi qui c'è un'altra parte di ciò che andrà a comporre il prossimo giveaway. Questo poi c'è. Tutto il resto sempre Kiko, che è già stato messo da parte per voi amiche. A presto! Bimbe, stiamo andando dal dentista. Oggi attacco all'una, però oggi è sveglia presto. Perché? Perché andiamo dal dentista. L'altra volta mi ha preso l'impronta, quindi oggi non so che cosa farà. Quindi, come vedete, vi testimonio che i lavori procedono, sono struccata perché dal dentista non vado mai truccata, altrimenti gli impiastro le mani guantate, perché ovviamente metto i guanti, però gli impiastro le mani. Oggi ho messo il maglioncino che ho preso ieri da Chiabì. Carinissimo, è abbastanza, non è pesantissimo, però comincia a far freschetto. Ci vediamo Se vi dopo. capita mai, Mentre vi preparate, avete un appuntamento, eccetera, siete lì, vi preparate. Tranquilla, ho tempo, 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 non mi vedo neanche perché c'è la luce. Ho tempo, tempo, tempo. Salite in macchina, tutto tranquillo, vi mettete in strada ed è come una, quella che in letteratura si chiama epifania, una illuminazione, chiamatela come volete. Salite in macchina, accendete la macchina, vi mettete in strada, praticamente guardate l'orologio e non è che vi assale un'ansia, però realizzate che probabilmente la strada da fare è tanta, perché purtroppo per arrivare dal mio dentista, perché ho scelto un dentista accanto al mio lavoro, al mio posto di lavoro, in modo che fosse più facile, perché purtroppo io impiego un'ora, un'ora e mezza per andare al lavoro. Aspettate che qui c'è un macello. Realizzate un'illuminazione immediata, guardate l'orologio e dite, dunque la distanza da casa mia al punto dove devo arrivare è tanta, calcolate che io devo fare 37 km, 40 km, quindi ovviamente con tir, traffico tipico romano, eccetera. Quindi impiegherò un'ora, un'ora e mezza. Io ho l'appuntamento alle 11:30, sono le 10:30. Quindi vi mettete in strada, vi rendete conto della distanza dal punto di partenza al punto di arrivo e praticamente vi sbattete proprio la faccia contro quelli che io chiamo i domenichini, cioè che vanno a 3 all'ora e soprattutto ad una certa ora. A quest'ora girano, non è cattiveria, però girano le persone anziane che vanno a fare la spesa, le casalinghe che non hanno, cioè hanno tempo, non è che non hanno niente da fare, ma hanno tempo, quindi non sono di corsa, eccetera. Vi rendete conto che siete in ritardo e lì cominciate a fare 3.000 cose per poter, non dico sorpassare in modo inadeguato, però cercate di evitare quelli che io chiamo i polmoni, i domenichini, e cercate di fare il prima possibile. Sono le 10:25 e credo che arriverò in ritardo e non me lo posso permettere, perché poi è tutto organizzato al millesimo, perché poi dovrò andare a lavorare. Quindi di conseguenza, comunque, questo video spero che non verrà lunghissimo. Però è un collage di alcune mie giornate e serate. E non so se vi possa piacere come tipologia di video. Non, sono stanca di fare i soliti haul, infatti come vedete non faccio quasi più haul, eppure continuo a fare shopping, ma ho molto ristretto la cosa. Poi vi E spiegherò anche. voglio
imprimere questo momento in un pezzettino di video, io ho davanti due domenichini, non uno, due. Una donna e uno con una panda bianca che non so. Stiamo andando a 40. Allora, voglio dire, se tu hai il tempo di andare a 40, esci a piedi. Semplice. Fai anche prima e inquini meno. E fa anche meglio alla salute. Continuano a frenare 40. Cioè, non ho parole, guarda. Vabbè, comunque, ho fatto pochi haul. Sì, continuo a comprare, però mi è capitato, io ho sempre questa sorta di illuminazioni istantanee, di trovarmi di fronte all'armadio dei miei cosmetici in bagno. L'ho aperto, ho guardato e ho detto: non è possibile. Cioè, io non posso avere un quantitativo di cosmetici per prodotti per la skin care, bagno schiuma, shampoo, cioè delle cose pazzesche, pari a somme veramente esorbitanti, perché il costo unitario di tutto ciò che c'è in quell'armadio è spaventoso. Ecco, anche il trattore che porta l'uva, perché dovete sapere che i Castelli Romani sono famosi per l'uva. Questo è il periodo di vendemmia. Ecco, che cosa mi poteva capitare? Il trattore che porta l'uva, vabbè. E mi sono resa conto dell'enormità del valore di quella roba a livello proprio venale, proprio di soldi, e ho detto: no, fermi. Cioè, a parte il fatto che sto ricominciando a fare tutti degli accertamenti, a fare degli accertamenti medici, e quelli costano, e quindi poi altre spese eccetera, e mi rendevo conto che arrivavo a fine mese senza soldi, però insomma si sentivano i soldi spesi in shopping. Allora, a questo punto ho deciso di dire: Barbara, questa cosa ti sta prendendo la mano, cioè sta diventando una cosa più grande di te, quindi evita di diventare schiava di questo consumismo assurdo, che poi alla fine, quindi di conseguenza, i miei acquisti sono stati molto più mirati, più ponderati, fino a quando andiamo, scusate la romanità, fino a quando ovviamente non andrò ad esaurire tutte le mie scorte, perché davvero non è più possibile, non è più sostenibile, è assurda come situazione. Il trattore ce lo siamo tolto, c'è rimasto il domenichino che va a 3 all'ora. E namo, mamma mia, non mi ricordo più dove ero arrivata. Sì, perché poi quello davanti andava a 3 all'ora. E quindi oggi, anche oggi, verrete a farmi compagnia. Poi unirò tutti questi piccoli video delle varie giornate. Oggi che giorno è? 25 settembre. Sono le 10:36. Siamo in viaggio verso il mio dentista. Ci sono 19 gradi all'esterno, sembra di essere in aereo, no? Benvenuti sul volo all'esterno, ci sono, vabbè. E la giornata è abbastanza bella, ieri sera è piovuto, e quindi adesso andiamo dal dentista. Dopo, se riuscissi ad arrivare in tempo per poi poter avere una mezz'oretta per me, vorrei andare alla Coop a comprare la cassettiera. Aspettate che chiudo lo stereo, sennò YouTube mi blocca un'altra volta i video. Io non riesco a capire come poter fare con questi benedetti video di YouTube. Allora, monto i video, ho montato i video di Rimini e dell'Italia in miniatura. Ok, metto la musica sotto, mi blocca il video. Addirittura in un video c'è scritto che non può essere riprodotto in alcuni paesi la Germania. Eppure è un video che ho preso durante lo spettacolo dei delfini a oltremare. Io non c'è nulla da fare, io e la tecnologia siamo due cose separate, ve l'ho sempre detto e ultimamente lo ribadisco molto spesso. Io avrei bisogno di un consulente che mi dice: guarda, devi fare così e così, che mi insegni veramente come si utilizza Facebook, buonanotte, che mi insegni veramente come si utilizza YouTube, perché altrimenti non c'è niente da fare, non ne vengo a capo. Chi mi vuole fare da consulente? Il segreto lo dico a bassa voce. Sapete perché mi vedete così agitata, a parte il ritardo? E così logorroica? Perché ovviamente andando dal dentista ti lavi i denti, eccetera, quindi non puoi fumare, di conseguenza non puoi fumare. Non potendo fumare sono nevrotica. L'unico vizio che ho io è il fumo. Purtroppo sì, lo ammetto, e non riesco a smettere, anche se dovrei. Ecco la fila. Quindi di conseguenza
Sono abbastanza nervosa perché non sto fumando. Cioè, non riesco a fumare. Adesso c'è un benedetto furgoncino della Findus che sta facendo manovra, ma sta bloccando mezzo traffico. Cioè, è veramente vergognosa questa situazione. Comunque, solo a Roma Sta accade. tutto fatto, non riesco a parlare perché mi ha fatto l'anestesia, non era preventivata, ma mi ha fatto l'anestesia. Con il laser mi ha inciso la gengiva. Io sono a pezzi, ho un dolore pazzesco, adesso mi ha dato un antidolorifico e spero che vada. Perché io adesso devo andare a lavorare. E mi fa un male cane, vi giuro, fa un male cane. Dio, che dolore, ragazzi.